cazzo, ma sto schermetto che mi dimentico ogni volta di girare, oh. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo tutorial. Oggi sono qui con lo zio Lorenz che ci insegnerà una sua fioritura che ha inventato. L'avete richiesta nell'ultimo video, quindi andate assolutamente ad impararla. Bene, per fare questa fioritura è abbastanza semplice. Il primo movimento lo fa il pollice, che contatta la carta sull'angolino più vicino al pollice e spinge un po' in fuori la carta, facendola poi roteare sull'angolo del mazzo. Questo, la carta gira così e si trova in questa posizione. Da qui la carta viene alzata con l'indice e poi viene fatta roteare sulla nocca del pollice con l'indice, quindi 1, 2, 3, e poi viene fatta scivolare sul dorso. Pollice contatta l'angolino in alto a sinistra del mazzo, fa girare la carta in questo modo, dopodiché con l'indice tiriamo sulla carta. Ora è appoggiata sul pollice, con l'indice andiamo a contattare la nostra nocca, così, in questo modo, e lo facciamo roteare in questo modo. Questa fioritura si può collegare a molte altre, come ad esempio all'inizio si può fare un bullet, poi fare la nostra fioritura, così, faccio vedere la carta, spalla col toscio, fare un flicker e mille altre cose. Tutte cose che ho già spiegato sul canale, e vi lascio il link sotto in descrizione, sia del bullet, sia del top shot, del flicker, e sia del flicker, e sia anche del lancio della carta, ok, della boomerang card. Rifalla per l'ultima volta. Dunque, questa fioritura viene eseguita facendo prima un bullet, viene fatto in questo modo, c'è il tutorial nel canale, sì, per seguirlo. A questo punto, col pollice, contattiamo l'angolo in alto a sinistra della prima carta, la spostiamo leggermente verso sinistra fin quando non si alza. Ora la carta girerà automaticamente, noi lo blocchiamo quando è in questa posizione. Da qui con l'indice la alziamo e la appoggiamo sul dorso del pollice. Ora con l'indice andiamo a contattare la nocca del pollice in questo modo e da qui faremo girare la nostra carta col nostro indice, semplicemente facendo dei cerchietti attorno a questo punto di nocca. La carta girerà in questo modo. Quando fa un giro, la facciamo scivolare sul dorso della mano e poi sul mazzo. Poi volendo si può continuare il tutto facendo un top shot, un flicker e tutto quello che siete in grado di fare. E potete sbizzarrirvi così. Bene ragazzi, spero che l'abbiate imparata questa fioritura, perché ci sta. E se avete dubbi o qualunque altro tipo di cosa, scrivete a Lorenz in privato, che so che vi risponderà, fai cadere le carte tranquillo, è tanto casa mia. Sì, ce ne sono già. Esatto. E noi vi vogliamo bene e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ah, lasciate il like. E iscrivetevi.